Buongiorno a tutti e iniziamo con la rassegna degli dei segni zodiacali. Iniziamo con il primo segno dello zodiaco, Ariete. Ti arrivano tantissimi stimoli. Giove in opposizione, Saturno in buon aspetto, ti spingono a chiudere con qualcosa del passato e fare nuove scelte. Io ti suggerisco di prendere tempo. Questa posizione planetaria potrebbe farti voltare pagina da un momento all'altro. In questo momento, penso, non siano scelte da prendere senza pensarci bene. Ancor di più, non penso siano scelte che ti condizioneranno la vita. Toro, siete accompagnati da un benevolo Mercurio, questo cielo planetario dà inizio alle danze per quanto riguarda l'amore, ma anche la vita professionale. Gemelli, questa situazione planetaria ti incanala verso risposte lavorative molto soddisfacenti ed anche l'amore sarà in ottima sintonia. Cancro, una forte emotività. Il tuo pianeta guida, che sarebbe la Luna, ti rende più emotiva del solito. In questo momento potrebbe farti essere troppo impulsiva e quindi rimanda di qualche giorno le scelte da fare. Leone. Un po' di tensione momentanea, qualche giorno così un po' teso, ma nulla può guastare questo strepitoso periodo. Attenzione soltanto alle spese in più che arrivano. Vergine, buona questa giornata. Vi vedo più lucidi e magari meno stressati. Questo è un periodo in cui vi si richiede molto equilibrio perché avrete troppe cose da organizzare. Bilancia. Giornate ancora un po' stressanti per l'amore, ma è questione di pochi giorni. Queste contrarietà hanno il tempo appunto contato. Già dal 6 giugno anche Venere vi sorriderà dal segno del Toro e tutto sarà più bello. Scorpione, periodo un po' neutro. E per voi i pensieri sono come la linfa, sempre pronti a chiudervi in voi stessi, ma penso che andiate sul sereno stabile. Sagittario, sapete infondere ottimismo agli altri, ma in questo momento è più difficile esserlo per voi stessi. Sembra che la pellicola del film della vostra vita vada per i fatti suoi e voi ne siete rimasti fuori. Vedete ciò che non va, ma sembra che non vi ascoltino. In questo momento vi sentite piccoli dinanzi agli eventi e incapaci di agire. Fino ad agosto e settembre sarà un ottimo periodo, meglio sicuramente di quello di adesso. Capricorno, voi siete quelli che non contate mai sugli altri. Sapete che dovete raggiungere la punta della vetta da soli, ma a volte vi concedete il lusso di deporre fiducia in qualche collaboratore e puntualmente rimanete delusi. Infatti, riflettete molto sulle persone che avete attorno in questo momento. Acquario, giornate abbastanza positive, tieni solo a freno il tuo carattere un po' troppo esplosivo. E per concludere il dolce segno del pesci, periodo in cui vi trovo un po' nervosetti, rimandate le richieste da fare, magari qualche novità a livello lavorativo, che non vi sarà del tutto gradita, potrebbe prendere una buona piega e se aspettate il mese di luglio andrà tutto meglio. Anche per oggi vi saluto e vi aspetto domani sempre con l'oroscopo di Diana. Buona giornata a tutti!